Al via i pagamenti per la rottamazione delle cartelle e degli avvisi. Entro il 31 luglio si dovrà pagare la rata unica o il primo importo della rateizzazione concordata. I ritardatari, avverte l'Agenzia delle Entrate, perderanno i benefici della definizione agevolata. Sul sito dell'ente, già da metà giugno, sono online una serie di servizi di assistenza ai cittadini, dalla copia della comunicazione delle somme dovute alla scelta di quali somme pagare in forma agevolata. Varie sono le modalità e canali a disposizione dei contribuenti per assolvere alla prima rata o alla sua unica soluzione. Oltre agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate, sportelli bancari, internet banking, uffici postali, sportelli bancomat e domiciliazione bancaria. Quest'ultima però solo se la compilazione e la presentazione alla propria banca del modulo allegato alla comunicazione delle somme è avvenuta entro l'11 luglio. Ancora sarà possibile pagare tramite tabaccai convenzionati, punti vendita Sisal e Lottomatica o attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate e l'app EquiClick. E a ridosso della scadenza della rottamazione arriva una lettera inviata ai propri dipendenti dal neo direttore dell'agenzia Ernesto Maria Ruffini. Meno burocrazia, carta e timbri, meno adempimenti, ingiustizie, meno distacco dalla vita reale di chi produce sono i suoi obiettivi in vista di uno più grande, quello di far crescere il livello di rispetto dell'obbligo tributario attraverso un dialogo diretto e chiaro con i cittadini ed un ascolto continuo, quello insomma di un fisco più umano.